Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Faccia a Faccia, è la prima trasmissione del 2013. L'ospite di questa sera è particolarmente importante, particolarmente gradito. Do il benvenuto nei nostri, nostri studi a Monsignor Riccardo Fontana, Arcivescovo della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Grazie innanzitutto per essere con noi, per aver accolto il nostro invito. Eh, ci fa particolarmente piacere e voglio partire da un episodio di una decina di giorni fa, il Viva la Befana a Roma, eh, lei ha celebrato messa a San Pietro, voglio chiederle innanzitutto se anche un arcivescovo ancora si emoziona eh, quando succedono dei fatti così speciali, no? come, è stato, come è stato quello del 6 gennaio. Beh, intanto voglio ringraziare Teletrulia di questa occasione di stare con gli aretini, perché io amo sempre stare con la mia gente. Ero a Roma... Eh, proprio perché un migliaio di aretini si sono mossi e anche commossi da andare a fare un gesto eh, nella capitale che esprime la nostra tradizione, la nostra storia. Poi a San Pietro eh, ci sono diventato vescovo per le mani eh, di Giovanni Paolo II proprio eh, il giorno eh, dell'Epifania. E dunque mi ha fatto molto piacere pregare con la mia gente eh, dentro San Pietro averci tutta Arezzo davanti virtualmente un po' perché era lì, un po' perché Teretruria <ride> ci ha mandato poi in onda è stato molto bello. Mm, mi dice prima di vedere la scheda che ha preparato per noi Luca Caneschi un'immagine che conserverà in memoria di quella, di quella giornata? Sì. È stato particolarmente significativo eh, eh, entrare dentro la Basilica Vaticana con tutto il popolo e, e, e siccome c'era il, eh, il nostro dottor Gianni, eh, gli aretini hanno avuto una corsia particolare <ride> e, e mentre eh, le migliaia di persone hanno dovuto attendere noi siamo eh, entrati, ma a pregare, non avere un privilegio a fare un gesto soprannaturale, questo mi, mi è rimasto come una cosa cara e bella. Prima di proseguire le faccia a faccia allora vediamo la scheda che come al solito ha preparato per noi Luca Caninski. Probabilmente avrebbe meritato qualcosa di più nella consueta corsa al titolo di Uomo dell'anno. L'arcivescovo della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, Riccardo Fontana, infatti, ha scritto una pagina di storia della città, riuscendo a portare ad Arezzo Benedetto XVI in una visita per la quale ha voluto il significativo titolo di Pietro in contradonato, quasi confidenziale nel volere esprimere una familiarità che la visita stessa poi, però, per motivi di sicurezza e per qualche esagerazione organizzativa, un po' perso. Arezzo aveva fatto la conoscenza del suo nuovo vescovo in un'intervista repubblica che lo portò alla ribalta nazionale il 30 luglio 2009, nella quale, oltre ad esprimere una valutazione su temi in quel momento di grande attualità, suscitando notevole interesse, l'arcivescovo disse una cosa che ha caratterizzato il suo operato nella diocesi aretina. I vescovi non sono né di destra né di sinistra, la chiesa sta in alto e noi dobbiamo volare alto. Volare alto è infatti sembrato spesso il suo tratto distintivo ed oltre a portare il Papa ad Arezzo Monsignor Fontana ha partecipato alla battaglia per la difesa della provincia recitando ufficialmente con le sue prese di posizione ed anche ufficiosamente con i suoi buoni uffici romani un ruolo fondamentale. Ognuna delle sue importanti iniziative però si è lasciata dietro anche qualche coda polemica, la nuova struttura interna della cattedrale per esempio o i lavori per l'altare del Prato con la sua lenta risistemazione. Monsignor Fontana è uomo di parola perché è indubbiamente un oratore Affascinante ed attento al mondo della comunicazione, come dimostra il rilancio dell'attività di TSD, ma anche di azione, eppur operando in un settore nel quale l'infallibilità esiste, sa che solo chi non fa non sbaglia mai. Rieccoci in studio con Monsignor Riccardo Fontana, abbiamo sentito la scheda che ha preparato Luca, eh, le ho promesso che non la faccio parlare di, di politica, le chiedo soltanto se. Ehm, gli editoriali che sono stati firmati nei giorni scorsi eh, su Avvenire, sull'Osservatore Romano anche da parte del Cardinale Bagnasco, segretario della CEI riguardanti Mario Monti in cui è stato sottolineata l'onestà intellettuale e le capacità di Monti ecco, sono una sorta di investitura eh, questa eh, oppure no? Ma io direi due cose, eh, direi che non tocca a me eh, entrare a esprimere giudizi sul Cardinale Bagnasco eh, le mie idee ho avuto modo di raccontarle a tutti quanti, fermo restando che il vescovo in una chiesa diocesana è il vescovo di tutti. Non è il vescovo della destra, non è il vescovo della sinistra, non è neanche il vescovo del centro, è il vescovo di tutti. E deve, eh, io sono dell'idea che quando uno entra in chiesa non deve mai sentirsi chiedere come ha votato l'ultima volta. La Chiesa è la casa del Signore e noi dobbiamo riaffermare la vera profezia della Chiesa in Italia in questo momento e di riaprire il rapporto con Dio e con le cose dello Spirito. Credo che se si fa questo c'è spazio per tutti. Ecco, lei una volta ha detto che i Vescovi non sono né di destra né di sinistra, mm. lo ha ricordato anche poco fa. È possibile volare alto? È un obiettivo complicato o è un obiettivo perseguibile? È un obiettivo fortemente perseguibile. Direi anche che il consenso che mi danno gli aretini eh, eh, dopo tre anni che sono qua eh, vi viaggia proprio su questa linea, cioè sul volare alto. Eh, figli di una storia eh, molto significativa, eh, noi eh, ora dobbiamo rilanciare il nostro ruolo nel consesso toscano, ma anche nazionale, eh, Arezzo è una eh, realtà che ha radici profonde, ma soprattutto un vecchio albero che ha tanto futuro. C'è molta primavera da far venire fuori, bisogna far fiorire ancora questa nostra storia. Lei che ha anche il termometro del sentimento popolare, come si recupera fiducia nelle istituzioni? Glielo chiedo in senso, in senso lato, fiducia nella cosa pubblica, eh, forse anche fiducia nella Chiesa. Eh, credo che in Toscana eh, eh, la porta che dà accesso al cuore della gente è la concretezza. Quando la gente è, è costituita in qualche servizio particolare, qualche uomo pubblico dice delle cose devono seguire i fatti ancora meglio se prima vengono i fatti e poi le parole e allora la generazione giovane eh, riesce a dare fiducia a come sta dando so che lei va molto fiero mm. della battaglia che ha condotto non da solo ma in buona compagnia per mm. la salvaguardia della, eh, della provincia di Arezzo dell'istituzione provincia di Arezzo è no, una battaglia di grande unità in cui gli aretini si sono compattati eh, è così. direi di che è importante eh, non perdere l'identità aretina, che è molto bella e va difesa. Siamo una realtà ampia, con numeri eh, superiori ai 350.000 eh, del decreto governativo e eh, ancora una volta vede la cultura della legalità paga sempre, eh, ancora una volta. E hanno riconosciuto che questa nostra provincia aretina eh, ha qualcosa da dire nel consesso più alto, però mai contro nessuno. Noi vogliamo rispetto per la nostra identità, ma pronti a collaborare con tutti, particolarmente con i vicini con i quali abbiamo legami di amicizia. E poi lei pensi, io sono vescovo anche in terra di Siena, eh sì. una delle sette zone della diocesi è in provincia di Siena. Quindi si può immaginare se non c'è un, un legame di rispetto e di valorizzazione di tutto. Anche se la Toscana è la terra dei campanili, no? e forse eh l'abbiamo inventato <ride> noi i liberi comuni. Poi sono girati per tutta Europa, ma insomma sono nati in terra nostra ed è giusto che ci sia rispetto da parte delle istituzioni nazionali per la nostra storia, pronti a dialogare, andare verso il futuro, certamente Beh. con grande apprezzamento per quello che è possibile fare, eh, per le prospettive che i nostri politici ci hanno rappresentato. Ecco. Mm, le chiedo se le piace, non glielo chiedo ovviamente mm. a proposito dell'ambito politico, ma a proposito mm. dell'ambito generale, sociale, se le piace il concetto di rottamazione che si sta affermando sempre di più in, in questo momento ma eh, io direi che eh, eh, questa è la città eh, delle eh, cose più avanzate più belle abbiamo avuto un mercato aperto sulle novità, le invenzioni aretine, pensi tutto, tutto quello che è stato fatto nell'oro e però è anche il, eh, il, la città dell'antiquariato Bisogna trovare il giusto mezzo, la misura per eh, mettere da parte ciò che è obsoleto e valorizzare ciò che può essere utile alle generazioni nuove. Bisogna puntare sulle generazioni nuove eh, che invece in questo momento non sono considerate abbastanza. Eh, la gente oggi arriva fino a 30 anni e ha un posto di lavoro una modo di farsi una famiglia, non ha una sicurezza sociale adeguata, credo che l'era dei balocchi debba essere finita, bisogna dare alla fascia più giovane della società il modo di esprimersi in modo concreto e valevole per il futuro. Tra l'altro lei quando era vescovo a Spoleto e Norcia ha riattivato gli oratori, è un'opera meritoria questa che le è stata sempre riconosciuta sì, proprio per sì, eh, posta la questione educativa con beh, i giovani, In no? Umbria eh, mi, per la fiducia dei Vescovi Umbri mi fu affidato di, di eh, lavorare su questo argomento e la regione Umbra eh, ha varato una legge eh, con la, in collaborazione con la Chiesa, anche lì una legge sopra le parti. Eh, noi non vogliamo conquistare nessuno, vogliamo offrire uno spazio di libertà e di educazione che sia in perfetta sintonia con la famiglia, che è la prima agenzia educativa, con la scuola, che va rispettata, la scuola va rispettata, in questo momento bisogna fare solidarietà con la scuola, ma e anche gli spazi del tempo libero eh, vanno valorizzati. I ragazzi hanno bisogno eh, 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 di imparare a esprimersi, di, hanno bisogno di palestre dello spirito e vorrei che questo in ogni parrocchia della nostra diocesi fosse una realtà. Sempre nella logica, le cose prima si fanno e poi si raccontano. Dobbiamo fermarci adesso per la pausa pubblicitaria, pochi minuti e poi torniamo con la seconda parte del nostro faccia a faccia, tra poco.